faccia a bocca, perché tante notizie mettono sempre quelle negative per la società. Addirittura si va a rivangare, si va a intervistare un capuano che io ho cacciato. Ma che cosa mi deve dire quello? Che io non capisco niente. Per andare a cercare, per fare polemica. E questo è il male di San Benedetto, signori, è questo. Finché voi non mettete in testa di remare insieme, non remare contro, non andrete da nessuna parte. Beh, Presidente, chiudo con una battuta, faccia politica, che dopo prego? La... faccia politica, dico. Io non faccio politica, io dico la realtà. Siamo giovani, facciamo politica, eh? A sapere. Cioè, un giornale di San Benedetto, sempre contro la San Benedetto, contro il suo Presidente, che non capisce, che non fa, che compra, che vende, ha chiamato quello da Verona, quell'altro da Varese, quell'altro... Vanno a cercare tutte le chiavi. Ma lei gli deve sapere. Ma ho capito, non devi pubblicarmi! Perché se sono vere le pubblica, se non sono vere deve stare zitto! Come Presidente? È successo sempre così. Non me ne frega niente a me quello che è successo prima. Vabbè, rispettate. Allora il giornalista mi telefona, è vero che quello che ha offerto è venuto qui a trovare 2.000.000 dei buffi, ma è vero di che? E tu lo scrivi tanto e lo leggono. Si ricordi che la notizia vale quando è uscita, non quando viene smentita. Faccio il giornalista della vita, so. Però non bisogna dare peso a queste cose, lei si deve fare una finalizzata. Allora, lei mi sta chiedendo, rimani o non rimani? Sì. E io le sto dicendo tanti motivi perché me ne vado, e uno di questi è la stampa. Io rispetto di democrazia, di democrazia bisogna accettare tutto, non mi sembra esagerato. Accettare le cose vere, non le cose inventate, non le cose per sentito dire, non le cose io ho sentito, ho visto, ho sentito, mi ha detto questo, quell'altro. Oh! Siamo uomini di mondo, no, non siamo, siamo dei chiacchieroni, anzi siete dei chiacchieroni. Adesso lo lascia Benigni, sei un chiacchierone. Benigni mi piace tanto. Appunto. Ma dopo sono fatto e andare a casa della quinta, vero? Scrisce la notizia. Io, ma no.